Era Chelsea Real Brocca, ce la racconta Pietro Larca. Hai detto bene, Peppe, era Chelsea Real Brocca, Chelsea che si presentano a questa partita inseguendo di playoff, Real Brocca anche se inseguono questa zona playoff, ma quest'oggi Real Brocca registrano tante assenze sulle loro fila, invece i Chelsea si presentano sempre al completo con Gattuso il fratello pronto a entrare in caso di infortunio di qualcuno in articolo 11. Sarà una bellissima partita nonostante le assenze, finita 3-1 a favore dei Chelsea, ma vedremo tante cose in questo gran match. Inizia subito, benissimo. Pronti via, bomba di Geraci sulla quale è attentissimo Costa, ma Geraci non perde tempo e si vede subito quando riceve palla a centrocampo e buca la rete con un destro quasi da centrocampo che si infila alla destra di Costa ed è completamente incolpevole il portiere del Real Brocca. Immediatamente risponde Geraci, recupera immediatamente il pallone, è inutile dirlo, sigla ancora un'altra rete, involato sulla destra, piazza sull'altro palo a incrociare, bellissimo il destro di Geraci che porta sul 2, sul 2-0 il Real Brocca, i Chelsea. Real Brocca che comunque reagiscono e la loro reazione si trova appunto con Virdone che di destro vede dentro l'area, è poco fortunato, e successivamente ancora Virdone proverà di testa a scavalcare Giuboldo, ma non ci riuscirà in quanto la palla andrà di poco alta sopra la traversa e recupera immediatamente i Chelsea. Si vede che sono molto in palla e giocano molto bene quando sarà ancora Geraci che approfitterà di una dormita del Real Brocca e siglerà la tripletta personale 3-0 per questo giocatore fantastico che vola sempre più verso il capocannoniere. Comunque importanti 0,2 per i Chelsea, ma sul finale i Real Brocca troveranno il gol che accorcia le distanze benissimo con Prano in articolo 11 che di destro dai 10 metri troverà un Giubaldo che poteva fare di più, palla che si insacca comunque alla destra di Giubaldo per il 3-1, finisce così il primo tempo, grandi tante occasioni da una parte e dall'altra, ma la partita poteva in questo momento concludersi in tutte le maniere, inizia benissimo il secondo tempo con il Real Brocca veramente in palla e hanno due occasioni immediate nitide con Virdone che prima quasi a porta spalancata spara di destro dal limite dell'area e termina attentissimo a salvare sulla linea, sulla ribattuta sarà ancora Virdone che ci prova di destro al volo e termina un'altra volta con la schiena e salva tutto clamorosamente e quindi reagiscono i Chelsea, ci provano con Geraci da dietro centrocampo e la palla si perde di pochissimo fuori, ma ancora i Real Brocca da lontano con Annolino di punizione, ma sarà attentissimo Giubaldo e blocca sicuro. Risposta dei Chelsea che è affidata totalmente alle conclusioni di Geraci da lontanissimo, che non riescono a ripartire per i Chelsea e sono schiacciatissimi in questo momento del Real Brocca, e Real Brocca hanno l'occasione di accorciare le distanze quando Annolino di punizione dal limite dell'area tirerà di pochissimo al lato, e ancora Annolino un'altra bomba di punizione, ma Giubaldo è attentissimo e in tutte le maniere ci proveranno i Real Brocca sul finale, ma Giubaldo si supererà su due occasioni con Virdone e poi con Mattia. Comunque finisce così il match, bellissimo, si conclude 3-1, il secondo tempo reti inviolate per entrambe le squadre, per i Chelsea continua questo sogno playoff che si fa sempre più concreto con Geraci che vola sempre più verso il capocannoniere, mentre il Real Brocca purtroppo oggi perdono, forse anche a causa delle assenze, ma non devono demordere perché giocano un ottimo calcio, soprattutto difensivo, ma con i loro bomber oggi purtroppo assente De Marco, ma sicuramente con De Marco e Biedone possono fare grandi cose in questa Serie C, anche se si sta concludendo. Perfetto Pietro, ti ringrazio per il suo contributo, ci sentiamo alla prossima.